Buongiorno a tutti, piccolo video review e in questo video vi parlo dei piccoli acquisti che ho effettuato da Dea Creations. Allora, io innanzitutto devo ringraziare Noemi del gruppo Le Creative d'Italia che ha deciso di omaggiarmi con un buono da spendere dove volessi e io ho deciso appunto di spenderlo da Dea Creations perché mi servivano degli stampi per il Fimo e quindi ho deciso di spenderlo da lei. E passiamo subito a vedere cosa ho comprato. Partiamo innanzitutto con gli stampi. Allora, io avevo necessità di questi stampi e Dea me li ha creati, diciamo, su misura. Eccoli qui. Allora, lo stampo goccia è questo ed è 25x40 mm. Poi, questo ovale è di 33x25. Questo ovale più piccolo è di 25x18 e questo è da 25 mm. Quindi quanto prima li proverò e vi farò sapere. Poi ho acquistato 10 grammi di queste rocaille Toho 110 Opaque Turquoise. Molto bello il colore, devo dire. Poi ho acquistato queste super duo 10 grammi 1 euro e sono la colorazione jet. Per i prezzi poi vi metterò il link della sua pagina Facebook nel box informazioni. E poi un altro pacchetto di super duo blu turquoise 10 grammi 1,50 euro e sono queste. Ormai questi colori li conosciamo un po' tutti. Ecco qua. E per finire ho acquistato questi splendidi cabochon di Croici. Ora ve li faccio vedere più da vicino. Questo vale, questo dovrebbe essere un 18x25. Quest'altro vale, x25 sempre. Questi due da 16 mm. Molto belli. E questi due da 18 mm. Spettacolari. Veramente favolosi. Allora, questo è quello che ho comprato. Poi Andrea è stata gentilissima e mi ha dato un sacco di omaggini che ora vi farò vedere. E partiamo con questa bustina di mezzi cristalli da 4 mm. Eccoli qui. Sono sempre utili. Poi questi due pendenti in legno per orecchini, non so se il colore rende in videocamera, sono viola, molto belli e leggerissimi soprattutto. Poi mi ha regalato queste agate da 8 mm. Sono 6 pezzi, bellissime anche queste. E infine Dulcis in Fundo, questi rivoli.
che sono in colorazioni favolose. Allora, questi due sono cristalla B, uno è da 18 e uno è da 14. Questi due non so che colorazione siano, ma sono bellissimi. Sempre da 14. Questo dovrebbe essere un Siam da 14. E questo qui, che non so la colorazione, ma è tendente al viola, molto bello anche questo. Bene, questi sono stati i miei acquisti. Io ringrazio sia Noemi che Andrea, che è stata gentilissima. Vi lascio tutti i riferimenti nel box informazioni sotto al video e vi rimando al prossimo video. Ciao!